E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasi, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico. Allora presentiamo subito gli ospiti di oggi, il senatore Marco Stradiotto del Partito Democratico. Introduco con questo il senatore Stradiotto, però passo anche la linea a Pordenone, la direttrice Anna Zoldan, che vuole fare appunto una domanda introduttiva al senatore. Sì, grazie Paolo. Buonasera senatore Stradiotto. Allora, ritorniamo appunto sul tema del federalismo fiscale e rimaniamo in tema perché ci sono state subito le posizioni espresse da ANCI, Comuni e Regioni riguardo alla manovra triennale varata dal governo e sostanzialmente Comuni e Regioni dicono il federalismo fiscale, diamo l'addio a questo federalismo fiscale con quanto è stato varato e anche sotto accusa c'è il taglio al fondo di riequilibrio. Che cosa ne pensa? Ma penso che è la dimostrazione che quello che dicevamo è giusto, nel senso che questo non è federalismo. Perché se era federalismo e se è vero che abbiamo fiscalizzato determinati trasferimenti, questi non potevano essere tagliati. Se invece i trasferimenti li abbiamo solo cambiato nome, cioè invece di arrivare dal cassetto del Ministero dell'Interno arriveranno dal cassetto del Ministero dell'Economia, capisco perché Tremonti non ha voluto che quelle tasse restassero nel territorio. E capisco anche perché abbiano respinto i nostri emendamenti che invece chiedevano che quel tipo di tributi, vedi tassa registro, cedolare sugli affitti, restasse nei comuni, perché a quel punto non avrebbe potuto più tagliarli. Cioè nel momento in cui io fiscalizzo delle entrate, cioè dico aspettano i comuni, capisco se quelle entrate diminuiscono, che di conseguenza diminuiscono anche le entrate del comune, perché è una proporzione, ma non che queste arrivino a Roma e che poi prima di tornare ai comuni il ministro dell'Economia pensi a tagliare. Questo non è federalismo, è un'altra cosa. E rispetto a questo, per rispondere al servizio precedente dove vedevo che Muraro decantava tanto il federalismo, beh, se il federalismo è quello di aumentare l'RC auto o di aumentare l'addizionale IRPEF come hanno fatto alcuni comuni, del resto non avevano alternative, neanche le province, se per questo visto i tagli, beh, credo che sia il modo per prenderci in giro. E poi E una. su Prego. questo, guardate, volevo soffermarmi su una questione su cui vale la pena di ragionare, se no noi al nord continuiamo a essere fregati. Nel senso che se vengono utilizzati i problemi e vengono strumentalizzati, alla fine non otteniamo assolutamente nulla. Faccio un esempio. 10 giorni fa la partita era portiamo alcuni ministeri al nord e insieme a quella partita c'era il fatto di far pagare il grande raccordo anulare qualcosa per chi lo utilizzava, come del resto tutte le popolazioni del nord pagano le tangenziali. Allora, io avrei detto, bene, fate pagare qualcosa nel grande raccordo anulare, con quei soldi provincia, regione e comune di Roma magari manutentate le vostre strade, come abbiamo fatto in Veneto organizzando e facendo la famosa CAV, questa società mista fra ANAS e Veneto, che ci permette di avere circa una cinquantina di milioni di euro all'anno da destinare alla manutenzione delle strade. Questo è federalismo. E invece alla fine, allora i manifesti, torno ai manifesti perché ho visto i manifesti che ha fatto il PDL a Roma, nel senso che dicono i ministeri ce li teniamo e il grande raccordo anulare non si paga. Vedete, abbiamo ottenuto l'esatto contrario di quello che serviva, cioè abbiamo strumentalizzato un problema, avete strumentalizzato un problema, dico alla Lega, alla fine ottenete la fregatura doppia, nel senso che neanche riusciamo a fare in modo che, esempio, una cosa che al nord è scontata, ossia che virtualmente noi paghiamo la tangenziale, anche se non è il casello, sia a Milano, sia a Mestre, sia da altre parti, e nella realtà succede esattamente il contrario. Quindi in questo chiedo e spero, visto i periodi che abbiamo davanti, che sono periodi di vacche magre, che i problemi è meglio evitare di strumentalizzarli e forse è meglio affrontarli e dire la verità alla gente, ai nostri concittadini ne hanno bisogno. Il modello Germania insegna. Senta, quindi federalismo sì, solo per Roma in questo caso, come ha detto lei, dove sono rimasti tutti i privilegi e anche le risorse. E anche un po' troppi proclami così lanciati in aria, parole da parte della Lega Nord del Nord che poi appunto non si concretizzano in fatti e ritorni positivi per il territorio. L'esempio specifico del grande raccordo anulare, ma in realtà è così, cioè io ho finito di fare il sindaco 7 anni fa, ero più autonomo e più libero, avevo più risorse 7 anni fa di oggi. E
Quindi è inutile che ragioniamo in questi termini. Qual è il problema? Il problema vero è che ci sono delle amministrazioni locali che funzionano, vanno bene, e ce ne sono altre che non vanno bene. Il patto di stabilità, ad esempio, è fatto uguale per tutti. Allora, si è decantato la questione patto di stabilità anche a Pontida. Ebbene, sapete da quanto entrerà in vigore il nuovo patto di stabilità, quello che in teoria dovrebbe premiare i comuni virtuosi e penalizzare quelli spreconi? Dal 2013. Io non so come riusciremo a superare lo scoglio del 2012, perché nel 2012 con i tagli previsti, cioè 2 miliardi e mezzo per i comuni sopra i 5.000 abitanti, io non lo so cosa succederà, perché alla fine vuol dire meno servizi, più tasse, ma non perché cioè, questa azione il sindaco la dovrà fare per rispettare il patto di stabilità, non per rispettare una necessità di bilancio. Il patto di stabilità viene utilizzato per far fare avanzi di amministrazione ai comuni, che tra l'altro a volte fanno non pagando i fornitori. Io qua il rappresentante della Confartigianato, e credo che loro hanno delle aziende che aspettano i soldi un anno. E credo che questo sia il modo peggiore per far funzionare l'economia, cioè ci sono i comuni che hanno avanzi di amministrazione e che pur avendo soldi in cassa non pagano i fornitori, magari dicono vi pago l'anno prossimo perché devo scavallare quest'anno per rispettare il patto di stabilità. Voi capite che questa è una norma assolutamente burocratica, qualcuno dice una norma che ci chiede l'Europa, non è così, l'Europa ci chiede di rispettare Maastricht, i comuni francesi, i comuni tedeschi non hanno queste norme. Allora, quello che chiedo è buon senso. Chiediamo sacrifici a chi non si comporta bene e cerchiamo di lasciare libertà a quelle amministrazioni buone. Per dirvi, nella pubblica amministrazione i comuni sono quelli dove, esempio, gli impiegati pubblici sono i migliori. Se un dipendente di un comune va a fare la spesa in orario di lavoro, dopo mezz'ora il sindaco lo sa. Non servono i tornelli famosi di Brunetta. Anzi, là la questione tutti fanulloni ha fatto malissimo proprio i migliori e non avevo migliorato nulla quella che è stata l'efficienza della pubblica amministrazione con quel tipo di ragionamento. È un altro il modo per riuscire a far cambiare sto paese, ma non voglio dilungarmi perché sennò tolgo troppo spazio all'altro ospite. Bene, grazie. Ovviamente ci sarebbero anche dei distinguo nelle varie condotte delle amministrazioni comunali. Vediamo tanti servizi anche di Striscia la Notizia che riguardano comuni e amministrazioni comunali meno virtuose magari delle nostre. Lascio alle altre domande del collega Zeriali. Buonasera, grazie. Un flash soltanto, 30 secondi. Allora, noi abbiamo per quanto riguarda il federalismo il modello delle regioni autonome, insomma, qui nel nord-est lo capiamo perfettamente la differenza tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e tanto più le province autonome di Trento e Bolzano. Perché questo non si può applicare ed estendere a livello nazionale, cioè quelli che sono i privilegi poi e benefici quantomeno delle autonomie? Il problema è che viste le poche risorse non è che puoi aumentare Veneto, i privilegi. Veneto, regione autonoma. Nella realtà tutti i cittadini delle regioni di statuto ordinarie sono convinti che grazie al federalismo si arriverà a questo equilibrio. Questo in realtà le regioni a statuto speciale sono fuori dalla riforma. E questo è un problema. Nel senso che prima o poi dovremo affrontare questa questione, sì o no, non tanto il Friuli, certo. Perché il Friuli, tanto è vero che i comuni che hanno fatto il referendum passare il Friuli, non in tutti è passato, questa è una dimostrazione, ma col Trentino Alto Adige, mamma mia, ci sono delle situazioni insostenibili. Parliamo.